conosciuto con Padre Pio dall'orto, l'orto del convento dei frati minori cappuccini, i luoghi di Padre Pio qui. Chissà quante volte Padre Pio insieme ai suoi figli spirituali, ma anche da solo, spesso si ritagliava dei momenti anche di solitudine, di preghiera o di raccoglimento e perché no anche di importante colloquio con quanti chiedevano a lui dei consigli come padre spirituale. Bene, oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive nel febbraio del 1917. Lui era qui, in questo convento. Ormai era qui da quasi un anno e racconta a padre Agostino anche del suo stato fisico, quello che gli era accaduto. Infatti scrive: mi compatirete, mio carissimo padre, se molto vi fo desiderare le mie nuove, cioè che non gli scriveva. Nel gennaio, come vi scrissi nell'ultima mia lettera, feci una di quelle solite ricadute. Febbre altissima, forte polmonite, che vennero a farmi visita. Il caso fu giudicato anche dal medico, poverino, disperato. E nel più bel momento che andavo assaporando quelle dolcezze quasi della vicina morte, venni miracolosamente guarito e gittato nuovamente in alto mare a combattere il buon combattimento. Rimasi deluso su tutta la linea, scrive Padre Pio, e poi Gesù il permette e l'autorità il vuole. Mi rassegno volentieri a tutto, però dopo una buona settimana che mi riebbi dalla caduta, ricaddi di bel nuovo nello stesso male e sono pochi giorni appena che si rinnovò lo stesso prodigio. Ho ripreso le mie solite occupazioni e ora sto benino, ma debole, debole assai però. Adoro poi il silenzio, il vostro spostamento, l'animo mi dice che in codesta nuova residenza vi troverete un tantino più a vostro disagio, specie per il freddo. Ditemi, mi sbaglio, forse volesse il cielo che mi sbagliassi. Infatti padre Agostino gli scriveva da Genova. Però vivete tranquillo, mio caro padre, che dovunque si va l'assistenza del cielo su di voi sarà sempre singolarissima. Non dubitate di me, perché non cesso mai di accompagnarvi sempre dovunque con le mie povere, sì, ma pure assidue preghiere. Non cesso neppure di continuamente presentare a Gesù l'offerta a Lui fatta una volta a vostro riguardo. Piaccia a Lui esaudire sempre ed accettare la mia povera offerta. Caro Padre, Egli è buono e non può non accettarla.